È normale, dopo circa 4-6 mesi dall'inserimento protesico, sperimentare un deterioramento della protesi fonatoria. Il paziente si accorge di questo deterioramento perché bevendo un sorso d'acqua inizia a tossire. Cosa è successo nel mentre? La protesi ha una flangia posizionata in esofago e mentre il paziente mangia, la flora microbica e i residui di cibo vanno ad aggredire costantemente questo versante esofageo della protesi, versante a stretto contatto con la parte funzionale della protesi che è un piccolo sportellino unidirezionale al suo interno. Aggredendo questo sportellino, non è più attenuta durante la deglutizione e il paziente bevendo inizia a sperimentare la fuoriuscita di acqua in trachea proprio perché l'acqua che dovrebbe scendere verso lo stomaco trova una piccola via e si va a dirigere direttamente in trachea, portando il paziente a tossire. Cosa fare quando arriva questo sintomo? La prima cosa che il paziente deve fare è porsi davanti a uno specchio ben illuminato con il suo spazzolino e il suo rigatore ed eseguire le normali manovre di pulizia. Se la perdita all'interno del lume della protesi continua a persistere, il paziente deve semplicemente utilizzare un ausilio di primo soccorso, posizionarlo all'interno del lume protesico e tornare a bere e a mangiare. Al termine del pasto, il paziente può tranquillamente chiamare in ospedale, prendere un appuntamento con il proprio specialista otorino di riferimento e andare nel giorno prestabilito a eseguire la sostituzione protesica. Nel caso in cui la sostituzione non venga fissata il giorno immediatamente successivo, per ogni pasto fino all'arrivo della sostituzione protesica, il paziente dovrà indossare il plug o tappino di primo soccorso durante i pasti. Questo è il plug, l'ausilio di primo soccorso che utilizziamo per bloccare le perdite dal lume centrale della protesi fonatoria. Il plug va inserito all'interno della protesi fonatoria aiutandosi con il brush che utilizziamo per la normale pulizia della protesi stessa, ma non dalla parte delle setole, dalla parte opposta. Inseriamo il plug all'interno della parte terminale del brush e possiamo andare a chiudere la protesi fonatoria con un semplice click, ben sicuri che abbiamo il blocco di sicurezza alla fine che resta fuori dal tracheostoma, così da poter rimuovere il plug una volta terminato il pasto.